Salve a tutti, benvenuti a Leggerofobia. Sono mancata qualche settimana, mi dispiace, mi scuso, però eccoci qua. E ripartiamo da dove eravamo rimasti, e quindi dalle notizie positive che ve le ricordo, perché comunque è importante anche tenere memoria delle cose vantaggiose e buone che sono successe nell'ambito dell'antiproibizionismo. Occhi radicali, secondo me, all'interno di questo, delle forze antiproibizioniste italiane, quello che io ho portato sempre alla loro attenzione non è soltanto il discorso di lavorare insieme su un obiettivo comune, è la non violenza, che è una parte fondante del movimento radicale. Il proibizionismo non è che ha smesso di funzionare, in effetti non ha mai funzionato. Dalla notte dei tempi è un metodo che non funziona, non funziona appunto, come dicevo prima, nello scopo che non raggiunge, perché naturalmente, anzi, la proibizione è spesso un incentivo al consumo, specialmente di sostanze, cioè la proibizione è incentivante, specialmente per le persone giovani, e oltretutto c'è tutta una serie appunto di danni che la Global Commission, con i suoi rapporti annuali, sottolinea benissimo, derivanti da queste strategie, che sono sia sanitari, questo per quanto riguarda le droghe pesanti, diffusione di AIDS, diffusione di epatite C, di HIV. Benvenuti a questa nuova puntata di Leggerofobia. Era diverso tempo che non ci vedevamo. Stavo dicendo che sono andata a cercare da quanto è che esiste questo programma, ed è dal luglio del 2010, e quindi sono 3 anni e mezzo, prima su TV Radicale e adesso su Liberi TV con voi. Sono 3 anni e mezzo che va avanti questa trasmissione, che si occupa, come voi ben sapete, ma ogni giorno, di antiproibizionismo, strategie sulle droghe, politiche sulle droghe, notizie e aggiornamenti da tutto quello che accade nel mondo antiproibizionista e in appunto tutto quello che riguarda le politiche sulle droghe. Spero che il video regga, vedo che in dei momenti si interrompe, spero che almeno la voce vi giunga abbastanza chiara. Dunque, avevamo chiuso l'anno precedente, un anno fa, con i referendum che avevano legalizzato il consumo di canapa per uso ricreativo nei 2 stati americani, sia del Colorado che di Washington, ed era stata anche quella già un cambiamento in qualche senso, in qualche modo epocale, perché era la prima volta che attraverso il referendum 2 stati cambiavano fondamentalmente proprio le leggi sul consumo di le cosiddette droghe leggere. È una legalizzazione veramente parziale, perché riguarda tuttora parte di questo referendum soltanto il consumo praticamente, mentre per quanto riguarda vendita e produzione ancora ci sono molte zone d'ombra. Chiudiamo invece quest'anno 2013 con la legalizzazione in Uruguay del presidente Pepe Mujica, che ha fortemente voluto e promosso e sostenuto, fino a portarlo al voto definitivo il 12 dicembre, la sua nuova legge sulla sia produzione che vendita e consumo della canapa. E quindi in Uruguay per la maggior parte la produzione sarà affidata in mano direttamente allo Stato, e poi sarà venduta nelle farmacie per un massimo di 40 grammi al mese per persona, a un prezzo cosiddetto politico di $1 al grammo, perché tutta questa azione di riforma della legge, come scopo principale, si prefigge quello di contrastare il narcotraffico, contrastare la malavita, elevare quello che è il mercato della canapa dalle mani del mercato nero e della criminalità organizzata, e quindi il pezzo politico serve ad essere concorrenziali con quelle realtà. Io comunque, con ogni test dell'associazione Legaluzzi, l'ho detto a loro, io ce l'ho con te, per coltivare le nostre battaglie, per cui è un'istigazione a delinquere, tutti proprio, e io la compio. E abbiamo qui Leggerofobia, Claudia, e con i suoi aggiornamenti al mondo antiproibizionista, oggi su una splendida terrazza romana, possiamo dirlo, è veramente splendida, con dietro chiaramente la consueta siepetta, e quindi io non mi dilungherei ulteriormente e do la parola a Claudia, e sto praticamente qui a fare un po' da tappezzeria e a passare soprattutto le domande, se ce ne saranno, dalla chat, così potrai rispondere. A te, Claudia. Benissimo, grazie Gianni. Sì, siamo sulla mia terrazza, infatti, nel quartiere di Monti a Roma, e qui con me ci sono come sempre le mie piante, e quindi è una location abbastanza naturale, perché si mescolano l'odore del gelsomino, perché ci sono le mura della casa di fronte che sono piene di gelsomino, con l'odore della canapa, e veramente sembra quasi di essere in natura.